Il centro sportivo Lonato 2 di Lonato del Garda ha ospitato domenica 14 gennaio oltre 1000 atleti intervenuti alla 34esima Quater Pass a Lunà, trasversale l'età dei partecipanti, dai più piccoli che hanno potuto gareggiare su un percorso da 800 metri, 1 chilometro, ai ragazzi su un tracciato da 3 chilometri e 8. Infine, per gli adulti, il percorso era di 11 chilometri e mezzo, tra i meravigliosi scorci e le colline che solo Lonato può offrire. È un percorso, partenza una parte sterrata, e il 90% è mezzo del verde delle colline, quindi è il percorso mai conosciuto perché è la 33esima o 34esima, e quindi quest'anno poi fra l'altro abbiamo avuto un successo strepitoso, direi. Abbiamo 34 gruppi presenti e di solito arriviamo a 20, 25, 26. Superiamo abbondantemente i 1000 iscritti con circa 500 competitivi, che sono numeri da record. Sono poche le gare dell'Interland che hanno numeri del genere. Probabilmente, essendo una gara conosciuta e consolidata, sì, per la fortuna del posto, perché il posto non l'abbiamo creato ovviamente noi, però questo aiuta a fare che i risultati siano molto positivi. Organizziamo 4 gare. Il gruppo è un po', è diciamo scarso come gruppo, però manteniamo lo stesso l'organizzazione di 4 gare. Ne facciamo 3 a Lonato e una la facciamo a Centenaro. Cioè una a San Tommaso, una a Centenaro e 2 qui a Lonato 2. Stasera ringraziare tutti i partecipanti, perché i partecipanti fanno sì che questa manifestazione abbia questo successo. È la presenza degli sportivi, e inoltre posso dire che è un ambiente fantastico. E qua non ci sono differenze di nessun tipo. Qui ci arriva quello col Maserati, quello a 500, il primario, l'ingegnere, il manovale, e corrono insieme e nascono delle grandi amicizie. Qui sono nati dei matrimoni, ragazzi, che si sono conosciuti in questa realtà. Ragazzi e ragazze, da bambini che sono diventati grandi, sono sposati e sono i bambini, è fantastico, è un ambiente fantastico.